Zombie Apocalypse. Ciao ragazze, ciao a tutte e a tutti, nuovo video, che dice? Come state? Spero bene. Allora, questo è un video che dice per fare un po' di compagnia, ma soprattutto per, che ne so, per stare insieme appunto. Allora, oggi sono uscita a fare tante belle passeggiate, anche se il tempo non era bello per niente, però vabbè. E niente, tra poco farò qualche video tag perché sono stata taggata da un sacco di ragazze, anzi ho guardato i video tag, non di tutte, ma devo guardare e poi ovviamente farò il video tag. Nulla, volevo fare appunto questo video schericcio e parlare con voi e raccontarvi un po' che è tornata la spesa e ho comprato un sacco di cose buone, ma vabbè, niente. E quindi nulla, ho comprato cose buone e come dire, lo yogurt, i cioccolati, vabbè, due solite cose, non la vita, il latte e basta. Nulla di tutto ciò, non ho preso chissà che, comunque. Voi che mi raccontate di bello? Io ho molte solite cose. Nulla di, come dire, nulla di importante, tutto qui. Ho appena pranzato, tanto un po' pure, e preso anche un caffè con solo cioccolato e basta, oddio, non voglio dire di cosa. Però non mi piacciono questi capelli che ho. Cioè, come vedo in questo stato, sembro un'anziana. Con tutto il rispetto che ho anziani, però sembro una vecchia di 80 anni. Non mi piace. Ho preso ancora. Pure. E niente. Certo, ma per cane che abbaglia, non ti posso fare niente. Cioè, quindi tra poco farò un video tag con le 10 fisse che ho io. Non saranno tante le fisse che ho, però. O me le invento le fisse, ma non è bello inventarsi le fisse perché non è essere coerente inventarsi le fisse. E dopo qualche fissa ce l'ho, ma tante fisse. Non sono tantissime, però quel poco che non me le voglio dire. Niente, oggi sono vestita un po' alla cavolo perché ieri ero in palestra. Avete capito bene, ieri pomeriggio ero in palestra e solo ieri ero in palestra, sì, ieri ero in palestra e poi niente, tornata a casa gli ho fatto una bella doccia e mi ero messo questa maglia che ho, bella calda e accogliente, anzi avevo un'altra che è questa qua. Oggi mi ha regalato la doccia e io ho messo questa qua, questa maglia, per tra un po' andrà di nuovo la matrice perché non mi piace stare con tante, con sempre le stesse maglie, preferisco cambiare, anche se è pulita, però per prendere un po' di fresco io e la roba, preferisco lavare e lavare mio e lavare la roba. Ovviamente non sono tanto fissata, però è giusto che mi devo lavare, una bella skin care, tanto oramai il marchese me la so via, quindi posso anche farmi la doccia volendo, come me l'ho fatta ieri, siccome ieri l'ho fatta, però me la faccio anche oggi, sempre che ci sia acqua, sempre c'è, perché ieri siete, non so se è ieri o se è avanti, no, è stesso ieri, l'autoclave, quello che è, insomma, quello che sempre faccio la, cioè quello per l'acqua, perché
sommato è andata forse benedire, perché perdeva acqua, stava facendo e perdeva acqua, quindi ho detto cosa sarà mai successo? Volete sapere? Se non chiudevamo tutto il rubinetto dell'acqua e tutti i rubinetti che c'erano in zona a casa nostra, a partire dalla luce e tutto quanto, poteva scoppiare l'autoclave, così lui nella sua, non voglio allarmarvi inutilmente, però abbiamo fatto di tutto per mettere a posto i rubinetti dell'acqua, perché stava perdendo un numero assurdo, stava per scoppiare tutto, dove avevi dato il peggio. Non considera quanto, io non so cosa questa luce da qui qua, boh, però questa lampada non lo so comunque niente. Tanto per dirvi voi che finalmente sono riuscita, insomma, avevo tappato un po', perché ci sono dei fili scoperti nell'autoclave. Non mi chiedete niente da cosa sia successo, però è così. Insomma, ci sono dei fili scoperti che siamo riusciti a tappare, insomma, a fare un po' di, non lo so, io non sono un idraulico, un tecnico dell'acqua dell'autoclave, però tutto sommato sono riuscito un po' a risolvere, non del tutto, perché dovevo rivenire a ricontrollare, ma io non lo so, non so più niente, non posso neanche aggiornare, perché non so niente. E niente, intanto ho preso delle camille, che sarebbero le camille, un dolce, un po' un blue crisp, come lo chiamate voi, che in italiano vengono chiamate le camille. Voi direte, ecco qua queste camille, carote ricche di mandorle, succo d'arancia e che difficile, boh, a me sembra di buon credito. Comunque questi qua sono delle camille, vedete, vabbè, le scritte lì incontrate, fidatevi, queste sono le camille, vedete, devono essere stra buone sicuramente, sono troppo buone veramente. E niente, quindi praticamente ho preso la camomilla, ho preso tutti i cioccolati della Kinder e il resto niente, non ho preso null'altro. Quindi praticamente cosa devo prendere? Io tutto là guardavo da una parte o dall'altra. Io devo guardare qui, vabbè. Non mi abituerò mai a guardare dove guardare nella telecamera. Vabbè, diciamo che adesso sono un caso disperato, cioè invece di guardare qui, vabbè, e niente, quindi era tutto sommato. Prima o poi vi prenderò a fare video di trucco, perché mi sto facendo non poco, neanche tanto poco, ma per niente, non so cosa mi sta succedendo, non riesco più a fare niente di trucco. Non perché non ne voglia, perché il tempo è poco, quindi non lo so, boh. Vedrò di fare più niente di trucco. E se non voglio mandare in palla il sistema di YouTube con i miei troppi video sul canale YouTube, ecco perché mi piace fare video ma non farne troppi. E come non farne per niente, quindi non lo so. Nel senso che se però fare tanti video però non mi riguarda nessuno, non me ne può fregare, non è che non me ne può fregare, questo di, insomma, vorrei fare tanti video ma non voglio neanche fare troppi, insomma, una via di mezzo, però boh, non so, vediamo. Niente, no.
mi darà tre. Adesso tra poco compro una casa di pulizia, non so che lo farò in un altro cane, per sostituire il make-up. Tra l'altro voglio trasformare questo canale tutto in make-up e skincare e videoblog, ma videoblog li voglio mettere un altro canale, e quale? In uno che ho già, ma da tempo a tempo, che ho messo dei contenuti che poi ho cancellato, e vorrei fare un thriller, questo va bene, dicevo, vorrei fare un thriller dove ci sono, o trailer, come si chiama, non lo so, dove presento il canale, di cosa voglio parlare, che contenuti vorrei portare. C'è un altro canale che si chiama Blogger, YouTuber, sì, esatto. E vorrei portare di vlog, ma anche vlog di casalinghi. Perché no? Potrebbe essere bello. Poi sì, basta iscrivermi, metto il link tutto qua nell'info box. E basta ragazze, io vi lascio perché non so quanti video avrò ancora da fare, quindi vabbè, non ho tutti appuntati, però non ho detto alcuni. E niente, ci vediamo a un prossimo video. Ciao ragazze, volevo taggare alcune, ma non lo faccio adesso, che adesso mi autotacco in questo video. Si va, guardate, se no ciccia, ame, non vuol fare niente. Non l'ho detto all'inizio, lo dico alla fine. Mettete un bel like di supporto, un commento e attivate la campanella, poi allora voi decidete di iscrivervi al mio canale YouTube. Ciao! Seguitemi su Instagram. Zombie apocalypse.